Salve a tutti, siamo con Donato Affinito, coordinatore e leader di Caserta Oggi e soprattutto uomo storico e uomo forte del Forza Italia nella città di Caserta. Affinito, l'esperienza civica contrasta un pochino con la sua storia di uomo di partito. Come mai questa scelta così diversa rispetto alla sua storia personale? Perché ho scelto di fare una lista civica? A prescindere che io sono un uomo di centrodestra, amico di Forza Italia e lo sarò anche nel futuro, intendo aver fatto la lista civica perché oggi si sente proprio la necessità del vuoto della politica. Non si ha una sede dove interloquire, non si ha un leader capace di trascinare chi ha voglia e chi ha sete di politica. C'è un vuoto. Questo vuoto penso che le liste civiche e che la mia lista civica lo può certamente riempire, perché la gente ha bisogno e vuole fare politica. Quindi io intendo stare a contatto con la gente, di sentire le loro esigenze e di cercare di recuperare un poco di tempo perso dalla politica. Per cui ho deciso di fare la lista civica e di chiamarla Caserta Oggi, perché oggi inizia per Caserta, inizia per me un nuovo percorso di disponibilità e di sentire gli umori e le necessità di questa città. Città che è di necessità ne ha tante e vive un momento di grande confusione. Probabilmente la fotografia più impietosa dello stato di confusione che vive Caserta è la vicenda di Corso Giannone, un dispositivo del traffico adottato contro tutti un mese e mezzo fa e revocato, così come chiedevano tutti, dal commissario prefettizio. Cosa sta succedendo a Caserta e che cosa bisogna fare per la mobilità della città e soprattutto del centro? La mobilità per Caserta è diventato veramente un problema enorme da quando è mancato un dirigente stabile a questo settore. Ogni dirigente che va la pensa in maniera differente dall'altro e quindi vengono cambiate sistematicamente orari, norme, cose eccetera eccetera. Quindi la prima cosa da fare, da mettere un punto fermo, è quello di avere un interlocutore fisso per questa materia che è la mobilità. Corso Giannone, quello che è successo a Corso Giannone, si potrebbe anche quasi dire è inspiegabile, perché dopo 15 giorni, una volta chiusa, una volta aperta, una volta a doppio senso, una volta un senso solo, e quindi veramente la gente non ha capito nulla, ma per grazia di Dio finalmente hanno ristabilito l'ordine, c'è ancora di nuovo a doppio senso di circolazione e mi auguro che anche in seguito, nel futuro, anche in un prossimo futuro, si rivedano anche gli orari dell'isola pedonale che Corso Giannone abbiamo risolto il problema di Corso Giannone. Ora c'è da affrontare anche tutto il problema della viabilità in Corso Trieste, a Via Roma, sono tutte cose che piano piano debbono essere risolte. Corso Trieste va benissimo, gli orari vanno benissimo, però va rivista l'orario dell'isola pedonale. Non è possibile il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì e addirittura il venerdì che il corso di Trieste dalla mattina alle 10 sia chiuso. C'è una moria al corso di Trieste. Cerchiamo di recuperare questo, insomma. Non, l'isola pedonale va tutto bene, però gli orari dell'isola pedonale vanno rivisti. L'isola pedonale, la ZTL, rientra in un ragionamento inevitabilmente che coinvolge la Reggia e lo sviluppo turistico di Caserta e della sua provincia.
qualche settimana fa la Reggia ha visto la visita di Renzi e di alcuni rappresentanti di governo. È sufficiente la visita del Premier per dire che a Caserta è cominciata una nuova stagione sul piano turistico, con al centro un protagonismo ritrovato della Reggia? Allora i casertani sono ancora troppo lontani dalla Reggia. I casertani non vivono la Reggia perché la sentono un corpo estraneo. La visita di Renzi non lo so se ha fatto bene o ha fatto male. Tutti i governi sono passati per Caserta e tutti hanno lasciato a mano vuote Caserta senza avergli fatto fare un passo in avanti. Mi auguro che questa nuova gestione del nuovo dirigente che sta lì alla, messo lì alla sovrintendenza possa dare un impulso nuovo alla città. Ma io sono convinto che è la città che si deve riappropriare della propria Reggia. Quindi mi auguro che il comune, la prossima amministrazione, metta proprio le mani sulla Reggia, cioè nel senso di sentirla propria, perché è l'unica via di salvezza che noi teniamo con il turismo a Caserta, e lo dovremmo sfruttare al massimo. Dovremmo veramente essere noi cittadini, noi casertani, a chiedere queste cose alla Reggia. Quindi mi auguro che prossimamente si possa fare un grande discorso sul turismo, che poi non è solo la Reggia, ma bisogna la riqualificazione del borgo medievale, che sta in uno stato pietosissimo. Io invito a tutti ad andare a visitare il borgo medievale, in che situazioni pietose ci sta, insomma. È veramente una vergogna. Parliamo di turismo, ma di che vogliamo parlare? Questione periferie. La sua esperienza politica nasce a capo di un comitato di quartiere, quello della 167 Parco degli Aranci, che ha portato proprio nelle sue prime esperienze da amministratore alla nascita delle delegazioni di quartiere che tanto successo riscossero soprattutto all'inizio. Oggi qual è lo stato di salute delle periferie casertane? Io sono partito dal quartiere della 167, dove abbiamo fatto grosse battaglie, oggi anche un nome, si chiama Parco degli Aranci, e mi auguro che la delegazione che fu messa in quel quartiere sarà riaperta nel futuro, perché si ha bisogno di avere prima di ogni cosa un referente politico della zona, e poi si ha bisogno soprattutto che le delegazioni si interessano dei problemi vivi, giornalieri delle varie zone. Io mi auguro che si possa fare un programma generale per la riqualificazione e per investimento su questa periferia, intorno a tutta la periferia. Poi bisognerebbe fare una programmazione di mezzi di comunicazione che vadino in questa periferia, che veramente è vuota, non c'è niente, cioè strade abbandonate, non ci sono mezzi sufficienti per arrivarci. Allora tutto questo bisogna ragionarci sopra, e bisogna che la prossima amministrazione faccia proprio un passo in avanti, faccia proprio una corsa affinché anche le periferie siano riqualificate come il centro. Grazie a Donato Affinito e al prossimo appuntamento. Grazie a voi, grazie a te Francesco, grazie a Caserta Focus, grazie a coloro che avranno la pazienza di ascoltarmi e di vedermi.